Allora io vorrei restare ancora un secondo sulla vostra battuta di chiusura di Enzo, perché o giochi per la squadra o te ne vai, nel senso che Delio Rossi non si fa tanti retropensieri. Ma giustamente. Anche perché se lo può permettere, cioè, mano libera, può fare quello che vuole. Ecco. Anche da parte dei tifosi. Cioè se lui domani decide di non far giocare Montolivo, ecco. Io penso che Montolivo giochi, ma se dovesse decidere di non far giocare Montolivo, è che qualcuno... Ah, perché è Montolivo no, o perché è Delio Rossi? Allora ho fatto un esempio sbagliato. Decide di non far giocare Gilardino. Lui ha la libertà di azione su tutto. E è giusto che lui pretenda di più. Allora, fai l'esempio di Montolivo. Cioè, Montolivo per ora ha fatto un campionato come quando... Magari a me mi chiedono un articolo, io non ho voglia di scriverlo, ma in due minuti lo faccio. Di mestiere. Di mestiere. Oh, ecco. Sa quante ne conosco di quelli. Ecco, Montolivo. I giocatori, vero? Montolivo ha fatto per ora un campionato di mestiere. Sei, sei meno, sei più, rischi poco, sai benissimo che giocando normale nessuno ti dice niente. No, questo non serve più. Cioè, Montolivo deve giocare o da 5 o da 7, poi ci può essere la partita da 6, ma deve rischiare colpi. Se Montolivo non rischia anche i fischi, non me ne frega, gioco un altro. Cioè, se Montolivo è la normalità che sta facendo, non è un giocatore importante. Allora io mi auguro che l'azzeramento di tutto, e in questo senso fortunatamente è arrivato Rossi, l'azzeramento di tutto rimette tutti in gioco. Ma se... ora, al di là di tutto, se Felipe è meno peggio di quello che abbiamo visto, oppure improvvisamente torna il giocatore di Udine, ma perché non deve giocare? Cioè, voi mi dovete spiegare qual è la differenza tra Marchionni, Felipe e Montolivo. Sono tre giocatori che hanno rifiutato, no, te lo deve spiegare la società. Sono tre giocatori che hanno rifiutato tutte e tre i trasferimenti, va bene? E per questo motivo sono stati emarginati. Due e uno gioca. Perché? Babacar aveva rifiutato il trasferimento e è stato mandato in primavera. Allora, ora è tornato fra i convocati. Segnaliamo che questa presenza non l'abbiamo ancora detto. Ma anche Sali fu. È una presenza importante. Babacar torna fra i convocati. Allora, Rossi ha azzerato il passato. E questo secondo me è importante. È importante. Se Marchionni serve, cioè, può servire, lo facciamo giocare. Se non serve, sta in tribuna. Ma il non utilizzarlo, stiamo parlando solo per dire di Felipe e di Marchionni, di giocatori che credo abbiano un ingaggio complessivo da 1,4 e 1,5, no? In due, sì. Marchionni, in due. No, no, di Marchionni guadagna più di un milione. Guadagna un milione e tre. Se non ricordo male, era 1 e 3. Allora, Felipe 900, che siamo a 2 e 2. Cioè, in 2 e 2, li paghiamo, Cioè, non è che se sono fuori rosa, pagano loro. Li paghiamo. Allora, perché non considerarli alla pari degli altri? E magari la Fiorentina ne può aver bisogno. Ma ecco, l'azzeramento mi piace, ma non solo l'azzeramento nel senso che sono bomba liberi tutti, si guarda in primavera, si guarda quelli fuori rosa, ma si mettono anche giocatori importanti nell'obbligo di assumersi la responsabilità da giocatori importanti. Il Montolivo che fa il 5 passaggi a un metro perché è perfetto, lui non sbaglia, sono tutti contenti, non mi interessa, io voglio Montolivo che come faceva in passato magari rischia la conclusione da 20 metri, piglia la bandierina, delle volte capita di prendere e va bene lo stesso, si prende, in questo caso si prenderebbe i suoi fischi, ma magari io voglio un Montolivo che mi fa gol però, perché se fa 3 gol nocerino in una partita posso pensarli, posso fare anche Montolivo. E paradossalmente... Paragone a caso? Quello a caso. No, paradossalmente Delio Rossi ha anche, tra virgolette, la fortuna di avere giovedì un'altra partita, la partita di Coppa Italia. Siccome lui non ha avuto i giocatori a disposizione tutta la rosa, in questi 15 giorni l'ha avuti solo da giovedì, probabilmente avrà anche deciso, la storia di Felipe e Marchionni, di vedere certi giocatori in una gara di 90 minuti e li farà giocare in Coppa Italia, anche perché ricordiamoci poi dopo ci sarà la trasferta di Palermo, la gara contro la Roma e poi a Milano contro l'Inter. Lui è stato chiaro anche oggi, c'è un condono, lo ha detto, quando c'è un cambio di allenatore c'è un condono per i giocatori. Però guai a chi sgarra, da oggi in poi guai a chi sgarra. Certo. Cioè io devo toccare con mano, però se vedo che c'è un giocatore che mi dice una cosa e ne fa un'altra, se vedo che un giocatore viene ad allenarsi solo così per allenarsi invece di impegnarsi, se va in campo e dove non mi interessa la giocata, ma mi interessa che dia l'anima tutto per 90 minuti, allora si può fare un certo tipo di discorso, ma nel momento vedo che un giocatore dice una cosa e ne fa un'altra, come ha chiuso? Però oggi ha detto anche un'altra cosa su cui secondo me bisogna riflettere, ha detto prima passava il concetto che comunque giocavi anche se non ti allenavi,
e ha detto se continuo questo concetto vado ad allenarmi da solo.